Il Ponte dei Sospiri. Una vicenda fortemente drammatica ed avvincente che oggi torna a voi più viva e appassionante che mai in una fastosa rievocazione della Venezia cinquecentesca travagliata da lotte spietate, dominata dalla violenza, dalla corruzione, dall'intrigo. Che cosa intendete dirmi? Che a me non manca l'autorità per influenzare il Maggior Consiglio. Doge di Venezia. Potrei diventare doge di Venezia. Conosco gli uomini, eccellenza. Nessuno resiste all'allettante prospettiva di guadagnare facilmente del denaro. Ma contro il freddo egoismo dei vili, contro la sottile perfidia dei malvagi, vi è sempre una spada pronta a battersi in difesa di un ideale, di un amore. Rolando Candiano era il mio amante. E tutte le sere dopo le 10 veniva da me. Ci incontravamo ogni notte nella mia casa ed era tanto sicuro del mio amore da organizzare il suo complotto sotto il mio stesso tetto. Cosa aspetti? No! Forse accadrà un miracolo. Dio ascolterà le mie preghiere. E un giorno si farà luce sulla verità. Un giorno si può darsi, ma intanto Rolando verrà giustiziato. Dio mio! Un amore luminoso nel fondo di una segreta. Un messaggio di giustizia sulla punta di una spada. Il Ponte dei Sospiri, un film avventuroso, incalzante, popolato da personaggi indimenticabili. Rolando, eroico e appassionato. Leonora, dolce e coraggiosa. Scalabrino, il gigante buono dalle mani troppo forti. Imperia, cortigiana affascinante e madre sventurata. Il grande inquisitore, potente quanto perfido. Il nobile Altieri che mascherava con titoli altisonanti la sua viltà. E Juana, la gitana generosa ed impulsiva. E tante, tante altre figure rese famose da un romanzo immortale.